E adesso noi abbiamo in un collegamento telefonico appunto da Parigi Raffaele Russo, nostro concittadino che vive nella capitale francese da diversi anni. Raffaele, sei in diretta con noi. Raffaele, Ciao Cristina, buonasera a tutti. volevo chiederle, insomma, qual è l'atmosfera che si respira in questi giorni, a 2 giorni dagli attentati di venerdì sera? Ma diciamo un lento ritorno alla normalità e insomma tanta paura da alcuni nascosta, da altri no. Dei colleghi erano in un bar ieri, fuori, c'è stato insomma un petardo ed è scoppiata la rivoluzione, tavolini in aria, gente che correva, quindi la situazione non è sicuramente bella. Lei venerdì sera si trovava proprio qui a Giugliano. Quando ha preso la notizia, che cosa ha pensato? Qual è stato il suo primo istinto? Vabbè, chiamare caso ovviamente. I bambini dormivano, mia moglie pure. E poi una sensazione strana perché la televisione francese non dava notizie per ovvi motivi, mentre la televisione italiana insomma, rappresentava tutto quello che stava succedendo. Sembrava non avesse mai fine. E poi quando, insomma, prima che lo stesso presidente francese esca con una dichiarazione, il presidente degli Stati Uniti fa una conferenza stampa, ci dici, ma siamo davvero davanti a qualcosa di grosso. Lei teme per i suoi figli, insomma, penso che abbia anche avuto modo di sentire i suoi compagni, i colleghi, di lavoro, come genitore, che cosa pensa di questa situazione? Niente, che bisogna andare avanti e insomma stare un po' attenti, ma nemmeno diventare paranoici perché altrimenti non si vive più bene. Ci sono delle misure di sicurezza. Mentre prima accompagnavo i bambini a scuola fino in classe, adesso li lascio fuori, ci sono delle guardie e vediamo quanto tempo durerà. Ma lei sa, Cristina, che la mia idea è che sicuramente non è questa la soluzione. Un'ultima domanda, poi la lascio. Lei appunto ha avuto modo di stare qui in Italia, di vedere come hanno trattato la notizia qui in Italia, poi di insomma vedere anche come è stata trattata invece in Francia. Quali sono le differenze tra i due media, quelli italiani e quelli francesi? Ma è difficile dirlo, ma una cosa diciamo, che sicuramente salta all'occhio è diciamo, l'utilizzo da parte di determinati soggetti politici beceri di questa cosa per fomentare una sorta di guerra di religioni, quando invece in Francia si tende molto a sottolineare che la maggior parte delle vittime di questi terroristi, di questi jihadisti sono musulmani. La strage allo stadio è stata avventata da una guardia, diciamo, da una persona della sicurezza che è musulmana e quello che insomma, mi ha impressionato è sentire dibattiti anche sulle reti nazionali dove insomma, si parlava di guerra contro l'Islam o di guerra contro i musulmani. Quindi diciamo delle due l'una, o c'è tanta ignoranza e quindi queste persone insomma, farebbero meglio a fare qualche altra cosa oppure si cerca di fomentare qualcosa di veramente pericolose. Grazie Raffaele, grazie di questi aggiornamenti, tutta la redazione delle Club Italia. La ringrazio, buonasera. A voi, ciao.